Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento 5 crack da puntare alla prossima asta del fantacalcio. Sono giocatori che possono fare la differenza nelle vostre rose, che quindi vanno puntati al fantacalcio. Prima però, non dimenticate di supportare questo video con un bel like che è gratis. Iscrivetevi, anche l'iscrizione è gratis. E vi serve per non perdervi i prossimi contenuti a tema fantacalcio che potrete trovare su questo canale. Se volete supportare questo canale ci sono gli abbonamenti, si parte da 1,99€ al mese e ci sono tanti vantaggi. Tra cui ad esempio accesso alle mie fasce per l'asta in formato Excel. Se vuoi fare un fantacalcio con me, un posto disponibile per il Classic del 13 agosto, un posto disponibile per il fantacalcio Mantra del 20 agosto, entrambi alle ore 21, serve l'abbonamento livello pro da 3,99€ al mese. Mentre il 6 agosto ci sarà la prima asta abbonati, vi invito a venire numerosi in live, perché l'asta sarà live e la trasformeremo anche in un evento di beneficenza. Faremo infatti una raccolta fondi da donare all'AIRC e avrete la possibilità di essere protagonisti con le donazioni, andando anche a chiamare i giocatori donando. Comunicazione poi importante in tema Fantalab. Sapete quanto vi consiglio Fantalab, tool per l'asta perfetta. Trovate anche le mie fasce, le mie strategie, quelle di altri creator e tutto il tool aste. Però attenzione, perché sono le ultime ore per pagare l'abbonamento, solo 9,99€ con il codice sconto Fantavirus. Avete tempo ragazzi fino a mercoledì, quindi se siete indecisi il consiglio è di fare l'abbonamento ora, perché poi il prezzo aumenterà a 12,90€ all'anno. A tema Fantalab, ma gratis, è partito Fantalab Manager. Unisce il fantacalcio a Football Manager. Se vi piacciono i due mondi, vi invito a provarlo. Soprattutto sfiderete me, altri creator, ex calciatori e noti youtuber al fantacalcio. Un'opportunità imperdibile. Registratevi gratis dal link in descrizione. Direttamente dalla difesa parliamo del primo crack da puntare al fantacalcio quest'anno, che è Dodò della Fiorentina. Ne abbiamo parlato in maniera abbondante nelle scorse settimane e per lui arriva l'investitura ufficiale. Gioca come esterno di centrocampo a tutta fascia, è listato difensore a tutti gli effetti e quindi un bug di ruolo. A livello fantacalcistico può fare cose importanti in zona bonus, ha in asse di partenza un semi top e chissà che non riesca a regalare fantallenatori che puntano su di lui 3-4 gol e 5-6 assist. Obiettivo possibile, soprattutto con Palladino, che è un allenatore che sa valorizzare chi gioca sulle fasce. Quanto va pagato? La spesa che consiglio è del 4% del budget. Un po' eccessiva, forse, direbbe qualcuno, visto che viene da due annate non perfette per infortuni e adattamento. Ma il brasiliano è un giocatore che all'asta va preso. Io vi dico 4% del budget, ma magari va meno e ci risparmiate qualcosina. Attenzione alle leghe al listone, perché costa solo 9 crediti. La sua quotazione è davvero bassa e se avete a disposizione solo 250 crediti, il suo è un acquisto obbligato. E al Mantra, in questa modalità di gioco, è listato DD e dunque, in ipotetiche difesa a 4, se schierato come DD, ha tutto per essere uno dei bug presenti nel listone. Secondo nome fra i centrocampisti, Samuel Chukwueze del Milan. Attenzione al nigeriano in vista della prossima stagione all'asta, perché ha tutto per migliorare il pessimo rendimento offerto lo scorso anno. Da capire chi giocherà titolare come esterno a destra dei rossoneri, ma Fonseca negli Stati Uniti sta provando l'ex Villarreal con Pulisic al centro del trequartista e Chukwueze a destra. Dunque questi segnali lasciano immaginare prospettive molto interessanti per entrambi i giocatori. Magari non sarà titolare fisso, ma rispetto allo scorso anno giocherà molto di più, avrà modo di segnare 4-5 gol e metterà a referto altrettanti assist. Nelle mie fasce lo trovate molto alto, proprio perché voglio incentivarvi a puntare su di lui. Vi ho indicato come spesa massima il 5% del budget, proprio per evitare che possa andare sotto prezzo, soprattutto se si considera che la scorsa estate su di lui c'era tanto hype.
mentre ora, complice la delusione, in molte aste potrebbe essere sottopagato. Altro dettaglio da non trascurare riguarda la preparazione. La passata stagione non l'ha praticamente fatta, è arrivato tardi a Milano e ha patito questa situazione a livello fisico, ma quest'anno ha lavorato sin da subito con Fonseca. Le prospettive possono essere senz'altro migliori, tant'è che se lo scorso anno il primo Chukwueze era un giocatore fumoso, in queste prime amichevoli il nigeriano si è rivelato essere molto incisivo e concreto. In ottica Lega al listone la sua quotazione di 11 crediti, molto interessante, essendoci buone prospettive e potenzialmente una plusvalenza da acquistare sin da subito prima che il prezzo si alzi. Al mantra WA, se lo utilizzate da c'è tanto di meglio, ma come W, nonostante ce ne siano veramente tante di forti, potrebbe riuscire comunque a far la differenza. Il terzo nome è Dennis Mann del Parma, il crack dell'anno al fantacalcio. L'esterno offensivo rumeno è stato in maniera sorprendente listato a centrocampo e non in attacco. Il fatto che sia centrocampista lo rende davvero appetibile, visto che si tratta di un giocatore che, complice il lavoro di Bonny, si trova spesso ad attaccare la profondità e a finalizzare l'azione. È uno dei fari tecnici del Parma, da lui mi attendo numeri importanti. 5-6 gol e altrettanti assist sono l'obiettivo minimo, ma attenzione perché la doppia cifra di reti è alla portata. Occhio ai rigori, non è il primo rigorista perché lo scorso anno il tiratore designato era Benedizza. Ma attenzione perché Benedizza attualmente è infortunato e inizialmente potrebbe essere proprio Mann a prendersi questa responsabilità. Al fantacalcio, da centrocampista, è un primo slot e quindi un top di reparto. La spesa che consiglio su di lui è il 10% del budget, forse un po' alta, ma voglio incentivarvi a puntare su di lui. Evitate che vada sotto prezzo, altrimenti andrete a regalare un bug di ruolo ai vostri avversari, anche perché, in quanto centrocampista, il vostro è un investimento poco rischioso. Mi spiego meglio. Da attaccante, se ci spendete tanto e segna solo 5-6 gol, non è un acquisto buono, ma a centrocampo, con lo stesso range di dati, viene valutata in maniera positiva. Ovviamente va valutata anche l'altra faccia della medaglia, così come lo sto consigliando io, lo stanno facendo anche altri. Dunque, se il prezzo si impenna troppo, va oltre il range consigliato, oltre il 10% del budget, non abbiate paura in questa occasione di ritirarvi dall'asta. In chiave legalistone costa solo 19 crediti, quotazione interessante perché rispetto ad altri top permette di risparmiare un bel po' di crediti. Dunque la sua è una scelta quasi obbligatoria che può garantire una bella plusvalenza. Al mantra WA, come W in particolari, è una delle migliori scelte presenti nel listone e quindi anche in questa modalità è un bug da sfruttare. Quarto nome, quello di Filip Marszczykowski del Lecce. Il trequartista polacco è la nuova corvinata. In Polonia questo giocatore ha collezionato numeri importanti e ha anche esperienza nelle coppe europee, quindi mi aspetto che possa essere incisivo e da subito in Serie A. Nello scacchiere tattico di Gotti, in questo momento andrebbe a collocarsi sulla tre quarti, in una posizione in cui adesso manca un vero titolare. È un giocatore di qualità che sa far più o meno tutto e anche bene. È un ottimo rifinitore, essendo un 10, ma sa attaccare bene gli spazi e l'area avversaria. Dunque, in fase realizzativa, pure dalla distanza può essere un fattore. Cosa aspettarsi da lui al fantacalcio? 4-5 gol e 3-4 assist potrebbero essere sicuramente un bottino interessante. A centrocampo può essere un terzo slot da pagare tra il 3 e il 4% del budget. Ovviamente tenete conto che non lo conosce quasi nessuno e che in alcune leghe, oltre a poter rimanere svincolato, potrebbe essere pagato pochissimo. In ottica legalistone è un nome da possibile plusvalenza, quotato solo 8 crediti. Non mi attira particolarmente al mantra, ma provo a spiegarmi meglio. La T è il suo ruolo giusto, quindi non è un bug che può essere sfruttato appieno senza sacrificare uomini offensivi. E per concludere, non possiamo non parlare di Artem Dovbyk, nuovo centravanti della Roma. Dopo aver segnato valanghe di gol
Nel Girona l'attaccante ucraino arriva in Italia dopo essere stato pagato oltre 30 milioni di euro. Con lui, dopo aver fallito con Lukaku per via delle caratteristiche, De Rossi trova il centravanti associativo che può legare molto bene il gioco della squadra e con i compagni come Dybala, Soulé e Pellegrini. Quindi in termini di manovra può uscirne qualcosa di molto bello. Poi si tratta di una punta completa che sa dialogare con chi gli si sta intorno, ma sa attaccare la profondità. Vede bene la porta e col suo mancino può essere sempre pericoloso da qualsiasi posizione. Ed è molto bravo di testa, soprattutto in tuffo. Al fantacalcio può essere un attaccante interessante, da 12-15 gol. Non si tratta di un primo slot assoluto. Rispetto ai top lo vedo comunque un pelo indietro, ma occhio all'hype che c'è su questo nome. C'è il rischio di pagarlo davvero tanto. Come prezzo, personalmente, vi consiglio di assestarvi fra il 20 e il 25% del budget. Eviterei di andare oltre, ma quantomeno evitate di pagarlo eccessivamente. Attenzione poi a non farvi ingannare dall'attuale fantavalore di mercato, perché è indicato come quinto miglior attaccante del listone. E a mio avviso, tra lui e i migliori tre, più di qualche altro centravanti da considerare sicuramente c'è. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Ricordo, supportate questo video con un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo domani con un altro contenuto della nostra guida all'asta, sempre alle ore 11:30. Ciao a tutti!